La salute degli atleti e delle loro famiglie viene al primo posto ed è da questo aspetto che è partita la decisione della Lazio Nuoto di non mandare i propri tesserati a Brescia. La Lazio non gioca. La Lazio dice stop alle gare in zone pericolose. Il messaggio del capitano Federico Colosimo chiarisce le motivazioni dei biancocelesti. La Lazio ha preso una scelta coraggiosa ed è stata l'unica società di A1 a intraprenderla. Siamo orgogliosi di questo e lo ha fatto anche per tutelare i propri ragazzi che non fanno i professionisti, ma condividono questa passione affiancandola a aspetti lavorativi. E anche per non andare incontro a difficoltà, anche per tutelare le proprie famiglie, che si è deciso questo. La pallanuoto è sport dilettantistico. La Lazio è composta per metà da ragazzi under 20 che frequentano le scuole. Gli altri giocatori hanno una propria attività lavorativa al di fuori della piscina e la trasferta di Brescia avrebbe comportato delle misure restrittive al loro rientro da parte dei datori di lavoro. La società ha chiesto alla federazione di rinviare l'incontro, ma da subito ha anche chiarito che non si sarebbe comunque recata in Lombardia, conscia di creare un precedente e dei possibili provvedimenti disciplinari ai quali sarà sottoposta. Ma il presidente Massimo Moroli ha anche sottolineato le richieste pressanti di genitori e parenti dei più giovani non possono rimanere inascoltate. Proprio ieri sera la Federnuoto aveva accolto la richiesta di molte società dei campionati minori comunicando la sospensione di tutti i tornei di serie A2, B e Under 17, lasciando attiva la sola serie A1. Intanto da Brescia risponde il presidente Malchiodi. Umanamente capisco e rispetto la scelta della Lazio, ma c'è anche un regolamento federale e ministeriale che autorizza e approva gli incontri, seppure a porte chiuse, e questo va onorato e rispettato.